da Mister Alia per parlare di questo 0-0 tra il tra la Vallata del Torbido e il Melicucco. Mister, ben trovato, buonasera. Buonasera, ti correggo, tu che sei sempre preciso, un campionato di promozione. Perché, cosa ho detto? Prima categoria. Oh, porca miseria. Sai perché ho detto prima categoria? Perché stavo guardando i risultati della Coppa Calabria. E quindi correggere te, voglio dire, non è una cosa da tutti i giorni. No, no, però grazie intanto per la stima, ma sbaglio parecchio pure io, però stavo guardando i risultati di Coppa Calabria e sono caduto. No, è assolutamente promozione girone B, la Vallata del Torbido contro il Melicucco, anche perché poi anche da Melicucco ci potevano restare male. E allora no, che non mi avranno avvisato del campionato di promozione e mi hanno ingannato. No, no, è stato un errore mio. Poi quando ci vediamo, magari all'Ocri offro il caffè per pagare dazio. E allora, rispetto alla Coppa Italia, questo 0-0 lo possiamo anche definire un passo in avanti, no? Sì, sicuramente, anche se nella Coppa Italia ho preso qualche spunto per quadrare meglio un po' la squadra. Certo, diciamo, sono tutte esperienze che si vanno ad accumulare. Tra le altre cose, anche la Vallata del Torbido è una nuova esperienza rispetto a quello che era il progetto dello scorso anno. Quindi, diciamo, cosa bisogna aspettarsi da questa squadra da qui in avanti in questo torneo, lo ribadiamo di nuovo, di promozione Girone B? E che tipo di partita comunque è stata quella che si è disputata oggi a Mammola, vista da Peppe Alia, che ci è stata poi raccontata anche in diretta da Antonio Labate? Beh, io, diciamo, abbiamo avuto qualche opportunità in più rispetto al non senza fare alcun torto al Melicucco, che ha fatto una buona gara. Abbiamo avuto qualche occasione in più, è un Mammola rinnovato per 16 elementi, è squadra giovane, ci sono dei ragazzi, diciamo, assemblare una squadra con 16 elementi e cercare di dare un gioco non è una cosa facile. Ho accettato, diciamo, questo progetto che mi è stato presentato dal presidente e dalla società tutta intera, e niente, stiamo cercando di vedere di portare avanti una salvezza tranquilla, e spero che ciò avvenga. Tutto qui, è difficile all'inizio, un po' difficile, c'è Enrico Etna che mi collabora in toto, è un ottimo collaboratore, ha fatto una preparazione atletica, ragazzi, che io reputo, per le esperienze che ho, eccellente, per cui condividiamo tutto, diciamo, nella scelta, nelle varie scelte che uno staff tecnico ha. Sono fortunato ad averlo. Una domanda che purtroppo, almeno in questa fase, è ricorrente, soprattutto quando ci si sente la prima volta. Io Peppe Alia lo conosco, so con quanta passione vive il calcio. Ecco, la tua sensazione in questo momento, dove il calcio è negato alla gente, ma allo stesso tempo, per fortuna, la gente può ricominciare quantomeno ad appassionarsi su un risultato da 3 punti. Quindi, appunto, cosa ne pensi di questo protrarsi della chiusura degli stadi e quanto può incidere nel cammino delle diverse società? Io penso, guarda, oggi facendo una riflessione col presidente, io penso che questi stadi chiusi danneggiano le società, anche perché devono sovvenzionarsi, perché hanno dei costi, anche se sono dei rimborsi, hanno dei costi, per cui io poi vedo molte incoerenze, anche mascherine, cioè non è che sono contro la mascherina, però ci sono, cioè, se in campo giochi c'è un contatto fisico senza mascherina, poi le distinte chiamate fuori, cioè ci sono tante cose che vanno sistemate, però io penso che il pubblico ci deve essere, perché le società si devono anche sostenere, e non è, se no da qui a breve vedrai che verranno i settori giovanili giocare, e poi i giocatori vogliono anche vedere il pubblico, vedere delle persone siepate al di fuori per vedere una partita, dico, si fa con molta tenerezza. Certo. Oggi per visto dei ragazzini che ti fanno guardare fuori e faceva tenerezza, per cui io penso che dovranno riaprire con le dovute, certo, accortezze, anche per dare un sostegno alla società. E speriamo, insomma, che passi presto questo momento. Peppe, grazie per essere stato con noi. Scusa ancora per l'errore iniziale. No, alla prossima. No, tranquillo. Ciao, grazie. Un abbraccio.